Fare i conti con l'ambiente, giornata 2, conferenza sugli inerti e sul loro riciclo. Siamo con Michele Mazzoni, a cui chiediamo un sommario del suo intervento odierno, magari parlando anche di concetto di mix design che abbiamo già affrontato prima con il dottor Pesci di Astra. Allora diciamo che la giornata di oggi verte, appunto, almeno per quanto di mia competenza, sulle nuove modalità di recupero di scarti industriali che comunque da sempre venivano reintrodotti in cicli produttivi con metodologie però un po' diverse da quelle che proponiamo noi, cioè fino ad oggi il scarto industriale era un materiale che veniva preso se fine in sostituzione di sabbia vergine, se grossolano in sostituzione di pietrisco vergine, e quindi avevamo questa introduzione in, appunto, il famoso mix design del calcestruzzo fatto da sabbia e pietrischi di varie granometrie. Una quota parte di sabbia veniva prelevata, la sabbia vergine messa da parte, e si sostituiva con ceneri da biomassa o ceneri da RSU, insomma vari materiali di recupero. Ora, questo è un metodo che comunque mostra dei limiti, nel senso che anche a fronte dei costi del materiale vergine, che sono assolutamente diventati molto bassi a causa della crisi, e della riduzione e contrazione dei volumi che ci sono attualmente sul mercato, il singolo impianto di calcestruzzo che deve mettersi in pista per ottenere autorizzazioni, magari adempimenti per le prescrizioni dell'ARPA, per fare comunque che cosa? Un ritorno di un 10%, non c'erano né i numeri né i vantaggi economici per giustificare, certo, quello che fino adesso è stato fatto. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di prendere quelle che sono le caratteristiche positive di ogni materiale, mescolarle insieme e andare all'impianto di calcestruzzo non con il 10% da sostituire alla sabbia o al pietrisco, ma con un 100% di mix design di recupero, e in questo modo in effetti possono tornare i vantaggi economici, autorizzativi e tutto quanto. Cioè lo sforzo che l'impianto fa per avviare un progetto di questo tipo, nel momento in cui viene industrializzato, è ampiamente cosa. Ovviamente per fare questo bisogna improntare il discorso secondo certe regole, e non, cioè, il centro di recupero deve passare da centro di recupero a fornitore di materie prime. Questo è il grosso della differenza, per cui lavorare secondo certi crismi e secondo certe attenzioni che magari non sono sempre così scontate. Grazie. Fare i conti con l'ambiente 2015. Grazie.